Gli automobilisti dicono: ma voi ciclisti non sapete stare in fila, siete sempre in mezzo, fate tanto casino, date un sacco di problemi per strada. Ma gli automobilisti sono capaci a guidare le macchine? Andiamo a vedere. Divieto di sosta e di fermata. Ecco, questo taglia la doppia riga bianca per fare un parcheggio contromano. Questo qua ha un fanalino rotto, quello di destra, e adesso mi inchioda davanti per girare a sinistra, perché decide all'ultimo dove deve andare. Fanalino sfondato. E ora vedrete. Ecco, mi inchioda e gira. Questi qui sulla destra, tutti in doppia fila. In divieto di sosta, questo addirittura fermo completamente in curva. Questo addirittura fa inversione sulle strisce pedonali con lo scooter. Questi a destra, da adesso in poi sono tutti in divieto di sosta con la riduzione drastica della carreggiata. E qui abbiamo ben due in divieto di sosta e di fermata. Uno e due, eccolo qua, sosta e fermata. Qua a sinistra, chiaramente sull'autobus. E per non farci mancare nulla, un bel sosta su autobus anche a destra. Come avete visto, è troppo facile trovare un automobilista che fa un'infrazione e questo lo so da automobilista perché tutte le infrazioni che avete visto le facciamo tutti quanti. È inutile dirci che non è vero, non è... le facciamo tutti, sono sciocchezze e le facciamo tutti. Ma siccome le facciamo tutti, non stiamo a menare ai ciclisti che sono un pericolo per strada, perché siamo i primi a non rispettare le regole. Quanti col telefonino in mano, eh? Quanti col telefonino in mano vanno in giro con un SUV? Perché se io sono su un SUV da 3 tonnellate, ho un telefonino in mano e io sono in bicicletta e ho il telefonino in mano, i danni che possiamo dare sono completamente opposti. Cioè, con un SUV ammazzi qualcuno, con una bici ti ammazzi. Perché se io cado perché sono distratto, mi faccio male io. Mentre su un SUV, se io picchio con 3 tonnellate di macchina perché c'ho un telefonino in mano, probabilmente ammazzo qualcuno. Quindi, automobilisti, dai, forza, eh?